Cinzia Franciò per il quotidiano La Provincia. Che cos'è la carcinosi peritoneale? Sintomi, diagnosi e nuove terapie. Ne parliamo con il dottor Andrea Celotti, medico chirurgo dell'unità operativa dell'ospedale di Cremona e protagonista di questa nuova puntata del Medico Risponde. Buongiorno dottor Celotti. Buongiorno a lei. Che cos'è la carcinosi peritoneale? La carcinosi peritoneale è la diffusione di cellule neoplastiche al peritoneo. Il peritoneo è una membrana che avvolge internamente gli organi addominali e la parete addominale e quando le cellule neoplastiche vanno a infiltrare, a localizzarsi a livello di questa membrana, si parla di carcinosi peritoneale. La carcinosi peritoneale può essere di origine primitiva, cioè da tumori che originano propri del peritoneo e sono soprattutto lo pseudomixoma e il mesotelioma peritoneale, o una carcinosi spalla secondaria laddove è dovuta a metastasi di tumori il cui primitivo è principalmente a livello ovarico, del colon retto o gastrico. Questi sono i principali tipi di carcinosi che interessano il chirurgo insieme agli altri specialisti che si occupano di carcinosi peritoneale. I pazienti che sono affetti da carcinosi peritoneale sono pazienti che una volta erano considerati come pazienti al di là di ogni possibilità terapeutica, se non nel campo della palliazione. Oggigiorno, grazie ai progressi soprattutto della chemioterapia e poi anche della chirurgia, questi pazienti vengono inclusi all'interno di un percorso di trattamento e di cura. E quali sono i sintomi? Come si arriva alla diagnosi? Allora, spesso i pazienti arrivano alla diagnosi per vaghi dolori addominali, per un senso di distensione addominale, o per un riscontro incidentale. Magari sono pazienti che da tempo dicono di avere dei disturbi, digerire male o avere difficoltà a scaricarsi, o proprio vedono l'addome più gonfio rispetto a quello che era settimane o mesi prima. Sono sintomi che devono allarmare il medico e che devono portare, se persistenti, all'esecuzione poi di accertamenti. Talvolta purtroppo può essere un riscontro incidentale, nel senso che la carcinosi può essere caratterizzata da piccolissimi noduli sparsi all'interno di questa membrana che è il peritoneo e far sì che venga scoperta durante indagini eseguite per altri motivi. La diagnosi è principalmente l'attacco che ci permette di vedere quello che c'è all'interno dell'addome e può essere poi seguita da accertamenti di secondo livello fino alla laparoscopia, cioè un intervento chirurgico puramente diagnostico che ci permette di quantificare esattamente quanto è estesa la carcinosi e di eseguire delle biopsie mirate di uno di questi noduli. E qual è il trattamento messo in campo? Allora, il trattamento messo in campo prima, una volta, era solo una chemioterapia palliativa. Oggigiorno, da anni, a questi pazienti viene offerta sicuramente un approccio multidisciplinare. Non esiste più l'oncologo e basta o il chirurgo e basta, ma all'interno di gruppi multidisciplinari in dove si prendono in carico pazienti affetti da carcinosi, il trattamento appunto è multimodale, prevede l'alternarsi di figure, in primis l'oncologo, che è quello che fa da padrone nel trattamento, insieme poi al chirurgo, al ginecologo, all'urologo, al chirurgo vascolare a volte. Il trattamento prevede di solito una chemioterapia a cui fa seguito l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico che prevede una ampia demolizione di tutti gli organi e del peritoneo affetto dalla carcinosi, quindi con resezioni importanti, sono interventi molto lunghi, al termine del quale si esegue un lavaggio con un chemioterapico all'interno dell'addome ad alta temperatura
che per circa un'ora, un'ora e mezza viene infuso da un sistema da una macchina con delle pompe che lava l'addome, facendo sì che un po' l'alta temperatura del liquido, un po' il farmaco direttamente a contatto del peritoneo, fa sì che queste cellule neoplastiche sul peritoneo abbiano una maggiore risposta rispetto a quello che sarebbe solo la chemioterapia somministrata in vena. Questo intervento si chiama IPEC, è un intervento estremamente complesso che dura diverse ore, anche 8, 9, 10 ore, in cui ci deve essere un'ottima collaborazione tra i vari specialisti, dal punto di vista chirurgico, per l'equipe chirurgica è impegnata per diverse ore, l'anestesista che ha spesso a che fare con pazienti molto complessi, in cui tutte queste ore di chirurgia fanno sì che il controllo del paziente durante l'intervento deve essere estremamente complesso, e altre figure che affiancano la parte chirurgica, che spesso sono il ginecologo, l'urologo, che vengono chiamati laddove è necessario eseguire un intervento combinato. Noi spesso ci avvaliamo del ginecologo o dell'urologo nella fase demolitiva dell'intervento. E tutti i pazienti possono essere sottoposti a questo trattamento? La cosa essenziale per poter sottoporre i pazienti alla cosiddetta IPEC è la selezione del paziente, perché appunto essendo un trattamento molto pesante per il paziente, con anche dei rischi importanti per quello che può essere il decorso perioperatorio, è necessario che i pazienti siano estremamente selezionati. Noi facciamo quasi sempre una laparoscopia esplorativa perché ci dà un'idea di quanta malattia è presente nel paziente. Proprio quantifichiamo un calcolo che si dice il calcolo del PCI, cioè proprio un indice quantitativo della carcinosi. E in base a questo si decide se il paziente è idoneo o meno a sopportare questo lungo e difficile percorso. L'IPEC è una metodica diffusa? Allora, l'IPEC non è una metodica diffusa, più o meno in Italia ci sono una trentina di ospedali in cui viene fatta, e Cremona è tra questi, e proprio per la difficoltà di gestione del percorso e della necessità di avere un team dedicato alla carcinosi peritoneale, non tutti gli ospedali sono in grado di prendersi carico di questi pazienti. Purtroppo c'è anche da dire che laddove questi pazienti non vengono valutati da un team che non si occupa di carcinosi peritoneali, spesso non viene neanche proposta questa possibilità terapeutica. Quindi a tutt'oggi in Italia molti pazienti non riescono a usufruire di questo trattamento proprio perché non c'è all'interno della comunità medica e chirurgica un'ampia conoscenza di questa patologia. Grazie.